Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati, bentornati e se è la prima volta benvenuti nel canale di Milan Inside. Oggi ragazzi, pagelle di Milan-Napoli 0-1. Analisi l'abbiamo cominciata nel video di prima. Verrebbe quasi da fare un secondo video sbrocco un altro po'. Vabbè. Prima di cominciare, ragazzi, gentilmente vi chiedo di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Insight. Andatevi a scrivere dappertutto. Milan Insight è dappertutto, siamo dei prezzemolini. Seguite dappertutto per seguire Milan Insight, il mio personale di Instagram. E il sito internet www.acminainside.com perennemente aggiornato con notizie, pre e post partite, interviste, editoriali, focus sui giocatori, di tutto. Allora ragazzi, pagelle di Milan-Napoli 0-1. Se ve lo siete persi, andate a vedere il video di prima, è uno sprocco, uno scleramento, ma di quelli a livelli, vabbè, che mi faranno entrare in tendenza. Va bene, allora, Maignan voto 6, non può, secondo il mio punto di vista, non può granché sul colpo di testa perché è molto vicino, è improvviso. E che non può fare granché. Poteva andare giù prima, ma là parliamo di una questione di agilità, di rapidità. Non è imputabile come errore. Per il resto non deve compiere praticamente più una parata. Quindi, tant'è, voto 6. Florenzi, voto 6. Avrei voluto mettergli 6 e mezzo, sinceramente, però considerato che abbiamo perso scala 6. Perché a parte delle difficoltà iniziali su Emmas, poi gli prende le misure e non lo fa passare più. Una bella partita ieri di Alessandro, mi dispiace, ripeto, che non sia coinciso con una vittoria che gli avrebbe dato un 6 e mezzo, forse più. Buon supporto anche in fase offensiva. Peccato per il risultato. Speriamo che già ha dato qualche sintomo qualche segno con la Salernitana di ripresa. Speriamo che sia una crescita costante per Alessandro perché può servire tanto. Tomori, voto 6. Il grande intervento di Tomori su Petagna nasce però da un suo errore di lettura. Ora, caro Tomori, tu devi imparare a leggere le situazioni, perché il gol con l'Udinese hai sbagliato lettura e ieri su Petagna pure. Tu devi vedere pure chi è l'attaccante che c'hai di fronte. Allora, se avessi di fronte Salah, Mané, Osimhen, se c'era ieri Osimhen, in velocità, sullo primo scatto, tu rimani fermo, loro scattano e non li riprendi più, siamo d'accordo. Ma Petagna, lo acchiappi in velocità, non mi puoi fare quella lettura sbagliata. Ripeto, su Salah, su Osimhen, t'hanno preso il tempo, provi a metterli in fuorigioco, siamo ampiamente d'accordo, ma su Petagna devi accompagnarli, in velocità non ti supererà mai, caro Tomori. Poi fai l'intervento buono, metti la pezza, va bene, ma non ti può sempre andare bene. Ieri sì, contro l'Udinese no. Voto 6 per Tomori. Romagnoli 6 e mezzo, mi verrebbe quasi da dire la miglior prestazione da quando è al Milan di Romagnoli. Non ha sbagliato niente, una lotta ardua con Petagna, però l'ha vinta a mani basse. E stranamente, ieri anche i passaggi ne ha sbagliati pochissimi. Certo che se per aspettare la prima. Basta la partita della vita di Romagnoli, dobbiamo perdere, a sto punto è meglio che gioca come sempre.
Balloture, oggi sono un po' critico, ragazzi, perché sto arrabbiato. Non... Concedetemi qualche sclero di più. Balloture voto 6, comincia come suo solito disastroso da quinta categoria, insomma, non so se esiste. Ho una scena in mente di un pallone, di un cambio gioco da parte del Napoli. Lui sta là che aspetta il pallone, quello so, Lozano salta, lo stop e se ne va. Dio mio, ma tu devi vedere l'avversario se arriva qualcuno dietro alle spalle, non vuoi pretendere di stoppare un pallone senza saltare su, è da quinta categoria. Comunque, a parte quell'errore, poi praticamente comincia a giocare dal cross fatto per il colpo di testa di Ibra che esce di poco. Da là comincia a giocare. Comincia a giocare. Comincia a essere presente nella partita e complice anche l'arretramento del Napoli. Non soffre più, tiene sufficientemente a bada le scorrazzate di Marcuit e Lozano, soprattutto nel secondo tempo. Che si voto 5 e mezzo, chiaramente se avessero convalidato il gol avrebbe preso quel mezzo voto, un voto in più, però prima di allora praticamente perde ogni contrasto fisico con Ghissà, se deve continuare a giocare così per me se ne può andare pure a gennaio. Tonali 5 e mezzo pure per lui, mi dispiace che il gol derivi da un suo errore, mi fa proprio male. Purtroppo, a parte questo, ieri è mancato anche in termini di lucidità, di grinta. Mi dispiace, ieri ha toppato la partita Sandrino. È un colpo al cuore, veramente. 5 e mezzo per lui, poi entra Bennacer. Sei un po' meglio, vabbè, praticamente nell'ultimo quarto d'ora i palloni sono tutti lanci alla ricerca di qualcosa che possa succedere in area. Lui contribuisce con un paio di lanci invitanti, ma insomma, niente di che. Sei, verrebbe da dire, politico. Messias 5 e mezzo è quello che prova. Ci prova più di tutti a saltare l'uomo, a crossare, a tirare, però un paio di volte mi sbaglia, sbaglia delle scelte veramente. Ho in mente il filtrante per Ibra, me lo sbaglia di tanto, tanto, mi dispiace. Avrei voluto chiaramente facesse le scelte giuste. Potevamo parlare di un altro risultato. Diaz 5, forse è pure tanto. Poche parole, no, ne azzecca una, punto. Uno stop, un passaggio, un contrasto, niente, non ne azzecca una, 5 è pure tanto. Entra poi Giroud a posto suo, entra per lottare, per battagliare, per sfondare. Provare a segnare, ci riesce all'80-90esimo, 89esimo quello che era, mi verrebbe quasi da dire che sdraiarsi per prendere il sole è considerato attivo, non fa niente per impedire a Juan Jesus la giocata, però. Tant'è. Krunic 5 e mezzo, 6, 6. L'unico che prova qualche imbucata sulla nella zona della tre quarti centrale, tanto che all'inizio secondo tempo manda Ibra in porta, esce per provare a dare un po' più di qualità, di apporto offensivo là davanti, ma insomma. Non risulterà mai tra i peggiori Krunic. Selemakers è entrato molto bene, 6 e mezzo, è entrato bene, dribbling, da un suo cross sarebbe nato il pareggio, era entrato bene, peccato, peccato, peccato. Ibra 5 e mezzo, ma non per altro,
Non per a... Ah, poi è entrato Castillejo, perdonatemi, prima di Ibra, a posto di Messias, pure lui un po' come Bennacer, i palloni che gli arrivano li deve buttare in area, quindi sei politico. Ibra 5 e mezzo, ma non per altro che da uno come lui non mi posso aspettare che sbagli quel controllo a un metro dal portiere. Il colpo di testa era stato un bel colpo di testa, esce di poco, ok, sulla seconda occasione pare il portiere, ok, ma lì non me lo puoi sbagliare. 5 e mezzo per Ibra e 5 e mezzo pure per Piuli. Dove non arrivi con le scelte tecniche perché non ci sono numericamente disponibili, mi devi arrivare con grinta, con carattere, con cazzimma. Non puoi mancare sempre in questo. Basta fare il padre a volte, facciamo il sergente che serve. Peggiore in campo Diaz, migliore in campo Romagnoli. Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio, lasciate like, iscrivetevi sia a YouTube che a tutti gli altri profili social di me, Inzaghi, li trovate in descrizione, il mio personale di Instagram, il sito internet e alla prossima. Meno male che torniamo in campo subito per cercare di smaltire la rabbia. Ciao ragazzi e sempre Forza Milan.